È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo bando del Ministero dell'Ambiente per il progetto inerente alla realizzazione di piste ciclabili. Il presidente di Hashtag per un nuovo inizio, Vincenzo Inverso, ha lanciato questa idea già quando si era candidato a sindaco, inserendola al primo punto nel programma per i 5 anni. Inoltre è in corso una petizione online che sta riscuotendo tantissime adesioni. Ieri è stata di nuovo e per l'ennesima volta ripubblicata una misura in Gazzetta Ufficiale che riguarda le città al di sopra dei 50.000 abitanti che hanno in animo di proporre dei progetti per le piste ciclabili. Noi ci facemmo portatori di questa iniziativa già in campagna elettorale della pista biking e running, che partendo dal centro di Battipaglia potesse arrivare fino al mare seguendo una delle due sponde, la sponda sinistra del fiume Giussano. Un'opera bellissima che migliorerebbe nettamente la qualità della vita e soprattutto permetterebbe a tanti giovani e famiglie non solo di fare sport, ma di raggiungere il mare in sicurezza durante soprattutto la stagione estiva. Si ripresenta questa opportunità avendo noi già per ben 3 volte risollecitato l'amministrazione per il passato su altre misure che poi sono state fatte scadere, a cui l'amministrazione non ha aderito, non ha candidato nessun progetto. Questa volta riproponiamo con forza, in modo tale che questo bando non scada, perché il termine ultimo mi sembra che sia quello del 9 giugno 2019, se non vado errato, e sollecitiamo anche la deputazione del territorio, in modo particolare all'onorevole Acunzo, atteso che il Ministero dell'Ambiente che emette questa misura e quindi il ministro Costa, che è un ministro di riferimento del Movimento 5 Stelle, affinché insomma questa si possa realizzare. Ci tengo a ribadire, come andavo dicendo in campagna elettorale, parafrasando Nietzsche, che le idee migliori non sono di nessuno, sono della città. Questa è un'opera della città, per la città, e l'amministrazione francese su questo deve dimostrare, oramai non ha più alibi, se vuole realizzare la pista ciclabile, biking e running nella nostra città oppure no.